Per mia fortuna, io e Guido abbiamo iniziato una strada che ci ha appassionato, ci ha inserito in un settore bello, fatto di cose buone, ci ha portato a incontrare tanti ragazzi giovani, tante ragazze giovani che ci hanno permesso, che mi hanno permesso oggi di essere qua. Non li chiamo mai dipendenti, li chiamo collaboratori perché sono io che dipendo da loro. In questo momento stanno aprendo. Non tutti i negozi, in questo momento sono 61 i negozi nel mondo, ma alcuni sono chiusi per i fusi orari e quelli in Italia li stanno aprendo loro mentre io sono qua a divertirmi. Nella puntata di Natale cerchiamo di essere più ottimisti e devo dire che non facciamo nemmeno fatica, perché se guardiamo alle piastrelle di ceramica, che anche quest'anno perdono un 6% sul mercato nazionale, beh, qualcosa di positivo c'è, nel senso che questo meno 9% poi lo riacquistano all'estero, lo riacquistano sui mercati esteri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che andare all'estero non è così facile, bisogna andarci con una nuova organizzazione commerciale, bisogna andarci con strutture diverse, essere più presenti nelle showroom che si trovano in quei paesi, ed è tutt'altro che facile. Eppure questi ceramisti italiani ce la fanno, cioè sono così bravi, sono stati così bravi negli ultimi 3-4 anni da riuscire a bilanciare, a controbilanciare la perdita del mercato nazionale. Se poi vogliamo essere ottimisti fino in fondo, guardiamo alle macchine e scopriamo che il mondo della tecnologia per ceramica cresce addirittura quest'anno di un 10%. E poi se usciamo dal settore della ceramica, guardiamo che cosa avviene, per esempio, nel settore del packaging, dove notizia degli ultimi giorni, ci dice che Lima di Bologna addirittura ha fatto shopping in Germania e ha acquistato 5 aziende tedesche. Quindi che un'azienda italiana, che un'azienda emiliana vada in Germania a fare shopping, a comprare 5 aziende, beh, questo ovviamente ci riempie di orgoglio. L'investimento complessivo di questo shopping è di 65 milioni di euro e porterà in futuro ricadute positive sul gruppo della famiglia Vacchi, facendo entrare in settori dove non era presente. In prospettiva, IMA ha intenzione di riportare in Italia gli ordini oggi affidati a realtà dell'Est Europa, con una ricaduta potenziale stimata dall'azienda in 150-200 posti di lavoro aggiuntivi nell'indotto. Poi c'è la carica dei 101 ed è questo libro che è stato pubblicato dal Sole 24 Ore che ci introduce alle 101 realtà più positive, più performanti di quest'anno. E tra queste annoveriamo il gruppo Rondine, Panaria, Cooperativa Ceramica di Imola e il gruppo Ferretti per quanto riguarda la nautica e i mega yacht. E poi nell'ambito della moda, tra le 50 aziende della moda più appetibili per l'ingresso in borsa ci sono 12 aziende emiliano-romagnole, quali sono Pinco di Fidenza, Baldinini di San Mauro, Pascoli, Twin Set di Bologna, Liu Giù di Carpi, Max Mara di Reggio Emilia, Furla di Bologna, Elisabetta Franchi di Bologna, Terranova di Rimini, Coccinelle di Sala Baganza, Blue Marine di Carpi, Stone Island di Modena, Manila Grace di Carpi. Insomma, notizie che ci aiutano a trascorrere un Natale ancora più sereno.